un bambino piccolissimo entra in un bar, arriva al bancone e fa così: buonasera, mi fa un doppio whisky? E il barista gli fa: un doppio whisky per te? Non è per me, è per mio fratello nel passeggino, io quando guido non bevo. C'è una signora in casa che sta rifacendo il letto alla figlia. Come la per primo lenzuolo ci trova una zucchina sopra. Lì storce un po' la bocca. Come la figlia rientra a casa, apre da una parte e fa: scusami Teresa, ma che ci fai con qua zucchina dentro al letto? La figlia se la guarda e fa: e che ci faccio, ma? Che ci faccio? È come se fosse mio marito. La madre fa: e allora mi sa che sei rimasta vedova perché ci ho fatto il minestrone. Siamo in campagna. Ci stanno due fratellini, maschio e femmina, che stanno a giocare. A un certo punto gli va il pallone sull'albero, la femminuccia, che è un po' più grande, poggia la scala e si arrampica per prendere il pallone, no? Poi c'è il fratellino sotto che guarda così, sta ragazzina, sale e sta in minigonna però senza mutande. Allora il bambino da sotto che guarda e fa così: oh, ma che è qua la cosa che c'è in mezzo ai gambe? Allora la sorella, sai come, fa così: innanzitutto non so domande da fa, però visto che mi hai chiesto te lo dico, è un gatto. E il fratellino ne fa: ma mi sa che deve essere incazzato, c'ha un occhio nero e uno rosso. Siamo in un forte sperduto americano nel Texas. A un certo punto la vedetta da sopra la torretta si mette a strillare: allarme, allarme! E sotto il capitano fa: che succede, vedetta? Arrivano dei cavalieri, sono tantissimi! Allora sotto il capitano fa così: ma sono amici o nemici? Quello riguarda col binocolo: sono amici! Ma come fate a capirlo? E stanno a venire tutti insieme! Un carabiniere entra dentro a un concessionario d'automobili e si mette a guardare così, no? A un certo punto arriva un venditore e fa: prego, mi dica, va, buongiorno, mi scusi, volevo comprare un'automobile. Allora voleva: beh sì, modello? Fa: grazie per il complimento, ma sono un carabiniere. Un uomo si compra una coppia di pappagallini e li mette nella gabbia e li nutre e li cura, no? Mo però non riesce a capire quale sono il maschio e la femmina. Allora che fa? Un giorno che si stanno a accoppiare, vede il maschio che sta sopra la femmina, pia il maschio e che le forbicette gli taglia un ciuffo dei capelli al centro della testa e poi lo rimette dentro la gabbietta. Mo passano qualche giorno e sotto casa di sto signore passa un frate. Come passa sto frate, il pappagallo maschio lo guarda e fa... E il frate alza l'occhio e fa così: oh, t'hanno pizzicato la scopa pure a te, eh? Siamo in un giardino pubblico di Roma. C'è sta un operaio col secchio che ha la vernice, che sta a verniciare una panchina, no? Si mette là tutto bello accurato nella verniciatura. A un certo punto gli si avvicina un barbone e fa: scusi? E l'operaio si gira e fa: ma lei pensa che per stasera è 8:30 si è asciugata la panchina? E quello col pennello umano fa: penso di sì, ma perché? È perché stasera voglio andare a dormire presto. Siamo in paradiso. Dopo 2000 anni di storia, Dio decide di mandare lo Spirito Santo sulla terra per fare qualche filmato e fargli vedere com'è la situazione attuale dell'essere umano. Insomma, che fa? Lo Spirito Santo viene sulla terra, sta una settimana là in giro per mondo e fa tutti i filmati. Quando ritorna, arriva su in ufficio da Dio e gli fa: guarda Dio, ho tutti i filmati che ti servono. Si mettono a sede, mette sto DVD e cominciano a guardare tutti questi filmati. E il primo filmato è ambientato in Africa, dove c'è sta tutta gente con la pancia gonfia d'aria, le mosche in faccia che non gliela fanno manco a camminare, tutti denutriti. Perché Dio gli fa così? Ma scusami, Spirito Santo, ma chi sono questi? E lo Spirito gli fa: e questi sono gli uomini che tu hai condannato a lavorare col sudore e la fatica. Allora Dio gli fa così: ho capito, ma io scherzavo. Insomma, vanno avanti in altra traccia e gli fa vedere un video della Cina, dove c'è sta tutta gente inchinata con i piedi dentro l'acqua nelle risaie, tutto il giorno piegata a raccogliere riso sotto al sole col sudore e l'umidità. E allora Dio gli fa così: e questi, Spirito sa? E questi sono sempre gli uomini che tu hai condannato a lavorare con fatica e col sudore. Allora Dio gli fa: ma io scherzavo. Insomma, gli fa vedere in altri 7-8 filmati, tutti drammatici, così tragici, fino a che gli mette un filmato ambientato al Vaticano, dove ci stanno tutti i cardinali belli, tasciuti, rossi, pieni d'oro, che davanti a tavolate imbandite magnano con sciotti di maiale. Allora Dio gli fa così: scusa Spirito sa, e questi? E questi sono quelli che hanno capito che scherzavi. C'è un signore che sta attraversando la strada, però guarda il telefonino, no? Quindi è una cifra lento attraversare la strada e si forma un po' di traffico. A un certo punto c'è sta quello in prima fila e fa pi pi pi, abbassa il finestrino e fa: oh, guarda che hanno inventato i marciapiedi! E questo col telefono si gira e fa: sì, lo so, ma ci stanno già tua madre e tua sorella. Carino. Un signore rientra a casa, va in cucina dalla moglie e fa: amore, dobbiamo cambiare casa. Ho saputo che il portiere dello stabile si è scopato tutte le donne del palazzo tranne una. Si gira la moglie e fa: deve essere qua la stronza del terzo piano.
un ingegnere si presenta sul nuovo posto di lavoro per il suo primo giorno di impiego. Come arriva lì, fa buongiorno, e il proprietario dell'azienda guarda e fa sì, allora guardi, questa è una scopa, diana subito una bella spassata alla stanza. Quello fa, ma mi scusi, mi scusi, io sono un ingegnere. Quello fa, ah no, ma scusi lei, aspetta, e mo' le faccio vedere come funziona. Geppino e due amichetti piccoli stanno su un muretto a chiacchierare, no? A un certo punto il primo fa così: papà, per la promozione mi ha regalato i pattini. E il secondo fa: invece a me papà, sempre per la promozione, mi ha regalato una bicicletta. Geppino mi fa: a me invece mi pare mi ha regalato un motorino. Allora uno di quell'altro fa: ma scusa, ma sei stato bocciato? È senza freni. Siamo in un appartamento. Ci stanno due operai che stanno a metà la moquette, no? A un certo punto hanno quasi finito tutto il lavoro, stanno sulla soglia della porta a guardare il salone, e mentre guardano bene se il lavoro è fatto a mestiere, si accorgono che al centro del salone c'è un rigonfiamento. Allora uno di due guarda quell'altro e fa così: no, ma non mi dica lasciate le sigarette per terra. Quelle fanno: no, non vedi che abbiamo fatto, porca miseria, mi rovinato la giornata di lavoro. Ma come potremmo fare? Non è che potremmo rismontare tutto. Allora uno di due gli fa: aspetta, penso io. Arriva su sto boss e col piede comincia a fare. Schiaccia bene tutto, ritorna sulla soglia, va, dai, che non si vede niente, va. Posso rifanno la borsa, se ne stanno vanno. In quel momento arriva la padrona di casa e fa: scusate, questi si girano, e quando avete preso il caffè te lasciate le sigarette in cucina. Questi è pieno, poi questa gli fa: ma che per casa ti disse il criceto? Siamo in un bosco, c'è Cappuccetto Rosso che cammina col suo cesto di vimini pieno di focacce. La 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 la. A un certo punto gira dietro un albero e trova il lupo tutto moggio moggio, tutto triste. Gli si avvicina e fa: lupo, ma che hai fatto così triste? E il lupo gli fa: Cappucce, mi fa male il culo. Ma com'è che ti fa male il culo? E prova a cedere a cagare tu nonna. Un giovanotto campagnolo si presenta da Media World. Come arriva al bancone fa: buongiorno, volevo una parabola. Gli danno sta cosa gigantesca e lui se ne va a casa. Dopo due giorni sto campagnolo ritorna da Media World che ha la parabola a mano e fa così: buongiorno, voleva, prego, dica, è successo qualcosa? Ma mi scusi, ma esattamente, no cazzo sta sta via satellite? Dopo un tremendo incidente la moglie del ferito parla col dottore e fa: dottore, ma pensa che mio marito potrà perdere l'occhio? Il dottore fa: non si preoccupi, signor, io ho messo in tasca. Siamo in un appartamento, è l'ora di pranzo. C'è una famiglia che sta mangiando, a un certo punto scoppia una furiosa discussione fra la madre e il figlio adolescente. A un certo punto si cominciano a strillare tutte le parolacce e il figlio si alza in piedi e fa: basta! Io me ne vado da sta casa, non mi fate fare niente, non posso uscire, non posso bere, posso far tardi. Io me ne vado, adesso più tutto me ne vado da casa. Van Camera si fa lo zainetto al volo. Mentre si dirige verso la porta, si alza il padre, lui si gira, lo guarda e fa così: e non cercate per mamma, capito? E il padre fa: no, no, aspetta un attimo, faccio lo zaino e vengo con te. Un uomo riceve in prestito da un amico 50.000 euro. Come questo gli consegna, lui che fa scoppia a piangere, se l'abbraccia tutto. E l'amico gli fa: oh, ma dai, non fa così. Ma perché piagni? E questo gli sordi in mano fa: perché c'ho come il presentimento che non se vedevo più. Un tizio rientra a casa una sera, come arriva al bagno, spalanca la porta e dentro ci trova un uomo tutto nudo. So, guarda, gli fa: e che cazzo stai a fare qua? Quello gli fa: ce la prego, non strilli. Stavo al piano di sopra, dalla signora di sopra. A un certo punto è rientrato il marito, mi sono calato dalla grondaia, mi sono infilato qui dentro a sto bagno, la prego, non strilli, non mi faccia niente. Lei è un uomo, dovrebbe capire queste cose. Come gli dice così, questo gli fa: no, ma non si preoccupi, stia tranquillo, aspetti, gli beve un paio di pantaloni. Insomma, gli dà un par di pantaloni dalla tuta, una camicia e lo manna via. Poi alla fine si mette a letto e si mette a dormire. Verso le 3 di notte spalanca l'occhi, si gira e comincia a piaccazzotti la moglie. Bim, 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 bim. La moglie si sveglia: ma che fai? Oh? Li morte l'acido, stiamo all'ultimo piano. Siamo in cucina. Durante la cena una famiglia sta mangiando e stanno a guardare il telegiornale con solo notizie brutte, de guerre, de stupri, de macelli. A un certo punto il bambino si gira verso il padre e fa: papà, ma esiste un posto al mondo dove la gente si ama senza differenza di razze o religioni? E il padre si gira e gli fa: sì, piccolo, su YouPorn. Siamo nella città di Metropolis. Fra i grattacieli svolazza Superman. Tutto bello, tutto illuminato. A un certo punto si ferma a mezz'aria davanti a un grattacielo e su un barcone ne stanno due ragazze che commuotano e fanno: Superman! E lui: salve ragazze! E una gli fa: scusa Superman, ma perché vesti sempre così attillato?
Perché porta a essi.